Salve cari, come state? Spero tutto bene, yay! Come state sopravvivendo al caldo? Datemi dei consigli anche a me, perché non di solo condizionatore vive l'uomo, che perché purtroppo non può stare sempre acceso. Però che caldo, mamma mia, io spero sempre ogni giorno che arrivi il dottore e mi porti via con il TARDIS, dovunque lui voglia, perché basta che non faccia caldo. Che a me il caldo mi abbatte, ve l'ho già detto, sì. Allora, questo è il primo video del Project 10 Books. Yay! Ho già smaltito 3 libri e sono a buon punto del quarto, che mi sta piacendo tanto e quindi spero di riuscire a finirlo in tempi molto brevi, tra oggi e domani, probabilmente anche oggi, perché mi sta piacendo veramente tanto e se da una parte sono molto curiosa, dall'altra me lo vorrei tenere almeno per un altro po', però poi dico. Voglio sapere come va a finire, quindi alla fine penso che lo finirò, se non oggi, sicuramente domani. Allora, di questi 3 libri, uno mi è piaciuto veramente tantissimo, tanto, 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 tanto. Uno, meh, così, così. E uno, purtroppo, non mi è piaciuto. Dico purtroppo perché so che è un libro molto amato da molte persone, soprattutto da una. Allora, iniziamo proprio da questo, così ce lo togliamo e. Non voglio, non mi ci dilungherò tantissimo. Comunque, Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley. Questo è edito Thea, costa 12 euro e ha 652 pagine. Allora, di che cosa parla velocemente? È praticamente una rivisitazione del ciclo arturiano di Re Artù, Lancillotto, eccetera, eccetera. Dalla parte delle donne, tra virgolette, insomma, con al centro dell'attenzione Morgana, Ginevra e vari personaggi femminili. Questo libro lo ama tantissimo Valentina delle Lady of Books, che è una delle mie booktubers preferite in assoluto, una persona fantastica, io la adoro, muoio dalle risate quando vedo le sue review, è veramente bravissima, simpaticissima e veramente. Quasi tutti i suoi consigli di solito sono buoni consigli. Qualche volta ci troviamo in disaccordo, è già successo con un altro libro, però per quello non è che avessi tutte queste aspettative. Per questo invece ne avevo veramente, veramente, veramente tantissime e quando mi sono resa conto che non mi stava piacendo e che continuava a non piacermi, veramente, cioè è stato proprio brutto perché era un libro su cui veramente avevo riposto tantissime aspettative. E che mi dispiace, di cui mi dispiace tantissimo non poter parlare bene. Però sapete, io non mi faccio più tanto il problema di parlare bene di. Se un libro mi fa schifo, dico che mi ha fatto schifo. Perché bisogna essere coerenti, bisogna essere sinceri quando si fanno queste, quando si fanno questi video, perché altrimenti sono inutili, non hanno nessun senso. Comunque, perché non mi è piaciuto? Non mi è piaciuta la scrittura, l'ho trovata molto scialba, molto sciapa, non mi trasmetteva niente. Lo leggevo ed era boh, come se stessi leggendo, non so, un libro di scuola. Non mi trasmetteva sensazioni, non mi dava particolari. Niente, proprio era una scrittura che mi risultava molto piatta e molto. Non vuota, però che non mi trasmetteva sensazioni. La leggevo e anche se si parlava di cose, non so, drammatiche o tristi, non avevo nessuna sensazione mentre lo leggevo. Un'altra cosa che non mi è piaciuta sono stati i personaggi. Io li ho trovati tutti, quasi tutti debolissimi, incoerenti, spesso facevano delle cose, poi ne facevano un'altra assolutamente opposta. Personaggi proprio quasi senza carattere, molto poco. Caratterizzati in maniera quasi molto superficiale. Le loro motivazioni venivano indagate il minimo per farti capire perché stavano facendo una cosa, ma molto spesso facevano delle cose che erano completamente in contrasto con quello che avevano detto prima. Molte, moltissime pagine vengono spese per storicizzare questo libro, perché questo libro tratta il mito del ciclo arturiano. Quasi come se fosse un romanzo storico, quindi lo contestualizza nella storia della Britannia e lo storicizza quasi.
Molte, moltissime pagine, forse a volte anche troppe, pagine di spiegazioni vengono spese per storicizzare e contestualizzare la cosa, quando si poteva tranquillamente lasciare in un'ottica molto mitologica e molto insomma, non così storicizzata, perché poi anche quello è il bello del mito, secondo me. Il fatto che sia, sì, in una epoca vagamente rintracciabile, che però non abbia dei riferimenti così precisi, perché poi magari, cioè, si capisce subito che non è vero e si perde un po' il gusto del mito, secondo me. E non mi sono piaciuti i personaggi. Personalmente non ho visto neanche questa grande dose di femminismo nei personaggi femminili, perché quasi tutti i personaggi femminili non fanno altro che pensare a sposarsi, possibilmente con il belloccio di turno, che è quasi sempre l'ancillotto, fare figli, possibilmente con l'ancillotto, e a farsi la guerra tra di loro per ragioni futili, quasi sempre la ragione futile è l'ancillotto, soprattutto tra Morgana e Ginevra. Ora, Morgana ce l'ha a morte con Ginevra perché l'ancillotto non vuole farsi lei, ma vuole farsi Ginevra. Poi si viene a scoprire, questo però forse è un po' spoiler, però che se ne frega, poi si viene a scoprire che in realtà l'ancillotto, cioè, ci prova con Ginevra, perché in realtà è innamorato di Artù. Ed era forse il twist più interessante. Peccato che gli vengano dedicate 2 pagine e 2 e che poi non se ne parli più. Cioè, il twist più fondamentale di tutto questo libro viene lasciato completamente cadere. E comunque la ragione fondamentale perché queste due si odiano è perché Ginevra è gelosa del fatto che Artù e Lancillotto ci siano molti legati perché sono parenti, perché Morgana e Artù sono fratellastri, sono figli della stessa madre, e Lancillotto e Morgana sono cugini perché le loro madri erano sorelle. Le parentele le ho capite, però questa è stata una cosa buona. Anche se alcune non sono propriamente fedeli alla tradizione, alcune sono state un po' cambiate. Ah sì, che appunto, cioè, queste due si odiano perché sono gelose l'una dell'altra, fondamentalmente. Non ci sono motivi particolarmente seri per cui si schifino. Un'altra cosa che mi ha dato molto fastidio di questo libro è stato il fatto che tutti i personaggi vagamente legati al mondo cristiano siano personaggi negativi, stronzi, che abbiano 1000 difetti. Ora, io non sono una persona particolarmente, non ho particolarmente in simpatia il clero, insomma, i preti, le suore, non mi stanno simpaticissimi, a meno che, cioè, per esperienza personale ho avuto solo esperienze positive con preti e suore, però come istituzione la Chiesa Cattolica non è che mi stia poi così tanto simpatica a livello di istituzioni. Però mi sembrava veramente una forzatura che tutti i personaggi legati al mondo cristiano fossero dei personaggi negativi. I preti sono tutti degli stronzi, che non fanno altro che affossare gli altri personaggi, non fanno altro che fa schemati, fare schemi, intrighi per abbattere la vecchia religione di Avalon. Cioè, proprio tutti, Ginevra poi sembra una fanatica, è una fanatica religiosa a livelli folli. Il problema è che il fatto che lei sia così fanatica religiosa è comprensibile, perché lei ha perso la madre quando era piccola, è stata cresciuta dalle suore, quindi l'unico punto di riferimento femminile che lei ha avuto è stato questo, quindi è naturale che lei ci si riveda. Però no, per questo motivo viene continuamente vessata da Morgana, eccetera, eccetera, per questi motivi che poi sono riconducibili sempre al fatto che lei sia gelosa, al fatto di Lancillotto, eccetera, eccetera. Io non mi è piaciuto proprio, l'ho trovato un libro che non merita la fama che ha. Magari a qualcuno piace, può piacere anche il fatto del contrasto religioso tra, appunto, questa religione di Avalon, questa religione, diciamo, indigena,
il cristianesimo che viene a volte forzatamente imposto, eccetera, eccetera. Questa poteva essere anche una cosa interessante. Il problema è che viene trattato in modo estremamente ripetitivo, perché si ripetono sempre le stesse cose, sempre gli stessi discorsi, sempre le stesse frecciatine tra l'una e l'altra parte. Non ci sono particolari momenti in cui tu non ti viene voglia di tifare per nessuno dei due, ecco. Entrambi hanno i loro difetti. Quindi non ti viene voglia né di tifare per la religione di Avalon né per il cristianesimo. Non ti viene voglia proprio di. Perché in nome di questa religione di Avalon un sacco di vite vengono distrutte, un sacco di brutte cose vengono fatte succedere ai personaggi, e quindi non ti viene proprio voglia di tifare per loro. Idem il cristianesimo, quindi alla fine niente di fatto. A me non è piaciuto proprio. Niente, non mi sento di consigliarlo, però magari, ecco, se siete interessati al ciclo arturiano, volete un'altra campana, può essere interessante. Io personalmente potevo fare a meno, potevo farne a meno. Non mi è proprio piaciuto. Mi dispiace Valentina, veramente tantissimo, mi dispiace. Non ho sentito questo respiro di epicità che mi aspettavo. Ora, è vero che io, che le mie fonti sul ciclo arturiano sono decisamente scarse. E sono, vabbè, la spada nella roccia. Chi non ha visto la spada nella roccia? Tutti abbiamo visto la spada nella roccia, l'abbiamo amato. Il mago Merlino. Ecco, il mago Merlino in questo libro è un mezzo rincoglionito. Cioè, boh, non è il mago Merlino che ci aspetteremmo. Poi vabbè, il principe Valiant, spero che qualcuno guardasse il principe Valiant perché era un bellissimo cartone, cioè io lo amavo dalla follia quando ero piccola, era bellissimo. Poi vabbè, qualche film tipo Dragonheart, il primo cavaliere, cioè Artù, fatto da Sean Connery, c'è anche Lancelot che lo faceva Richard Gere, però aveva dei capelli discutibili, quindi niente. E vabbè Merlin, è un... È giusto il nome, Merlin. Sono giusti i personaggi che hanno i nomi. Però insomma, c'è lo Slash Dragons, però, che è sempre molto bello. Se non sapete cos'è lo Slash Dragons, mi dispiace per voi. Ma no, forse vi invidio perché non lo sapete. Comunque, basta che andate su Tumblr e lo scoprirete in 5 secondi. E basta, insomma. Quindi, le mie fonti sul ciclo arturiano sono molto scarse. Il libro a me non è piaciuto, non l'ho trovato scritto particolarmente bene, i personaggi non mi sono piaciuti, a parte forse un paio, ma anche lì era più che altro perché avevano una personalità forte, non tanto per quello che facevano, perché tifassi per loro. Soprattutto gli uomini sono proprio scarsi dal punto di vista della personalità, dell'indagine psicologica, i comprimari, cioè, sembrano quasi delle macchiette, non mi è piaciuto proprio, mi dispiace Valentina, veramente, mi piange il cuore all'idea di parlarne così male, però tu lo sai che io sono sempre sincera quando faccio questi video e cerco di non farmi condizionare magari dall'affetto che provo per una determinata persona che ha parlato bene di questo libro, però non mi è piaciuto, perdonami. Parla male di un libro che è piaciuto a me, così stiamo a posto. Vabbè, basta con le nebbie di Avalon. Secondo libro, quello Ni, è stato Agnes Brown, mamma di Brendan O'Carroll, questo edito, boh, Beat. Non so quanto costa perché il prezzo è coperto e l'avevo avuto con uno scambio, però mi sembra di ricordare intorno ai 9 euro, 9,50 euro. E ha 170 pagine. Allora, è la storia di questa Agnes Brown, che è una donna proletaria di Dublino, a cui improvvisamente muore il marito. Rosso, Rosso Brown. Lei ha 7 figli e si arrabatta come può per cercare di tirare avanti. Allora, è un libro carino, leggero, abbastanza divertente, soprattutto all'inizio, poi secondo me l'effetto risata scema molto in fretta è utile se avete voglia di staccare la spina da una lettura magari pesante. Io prima avevo letto Le nebbie di Avalon, che quindi mi aveva un pochettino fatto girare le balls. È molto carino, non è niente di che. Qui viene descritto un capolavoro della comicità, ma
No, secondo me i capolavori anche della comicità sono ben altro. È un libro carino, più che altro un raccontino, si legge veramente in 2 ore massimo, se avete la lettura lenta. Se no, anche in un'oretta ce la fate tranquillo. È carino, divertente, ci sono delle situazioni abbastanza riuscite. I personaggi sono tutti molto carini, piacevoli, ti viene molto voglia di... ti ci affeziona abbastanza, però non è che sia sta gran cosa, non è che a distanza di un anno magari ti ricordi tutti i particolari, ecco. È un libro giusto per passare qualche ora così, senza pensieri, senza troppe, insomma, è un libro leggero, carino, niente di che. Personalmente io non l'ho trovato proprio così divertente come mi aspettavo. Certe situazioni sono molto stereotipate, è normale, naturalmente. C'è sempre il solito stereotipo del povero, un po' scemo, ignorante, che vabbè, non condivido tantissimo, però vabbè, si svolge anche negli anni 60 questo libro, quindi forse è un pochettino più comprensibile. Però ecco, non è che mi abbia sconvolto l'esistenza, non sono particolarmente invogliata a comprare gli altri. Forse se li trovassi, che so, all'usato 2 euro, o li trovassi con uno scambio, ci farei un pensierino, però non mi è saltata addosso la voglia di leggermi tutti i libri della serie di Hannes Brown. È un libro carino, divertente, però per me già letto questo forse è già sufficiente. Comunque carino, una lettura. Se lo trovate magari all'usato, così ve lo consiglio. Allora, vediamo il libro che mi è piaciuto tantissimo, che è Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. Questo è edito Universale Economica Feltrinelli. Costa 7,50 euro ed ha 196 pagine. Allora, questo è un libro abbastanza particolare, molto particolare. È considerato uno dei romanzi a tema antimilitarista più importanti degli ultimi anni. Io sono d'accordo perché è veramente un libro bellissimo, veramente molto forte. Allora, ci sono due filoni narrativi. Il primo è quello di questo narratore che ha sempre voluto scrivere un romanzo sul bombardamento di Dresda del 44, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere del 44. Il suo protagonista si dovrebbe chiamare Billy Pilgrim. Billy Pilgrim ha una particolarità, può viaggiare nel tempo, però non in maniera volontaria, cioè può passare attraverso vari periodi della sua vita, quindi può rivedere molte volte la propria morte, può rivedere la propria nascita, può passare attraverso vari periodi della sua vita. Billy Pilgrim si trova al centro del bombardamento di Dresda. Questo libro è in parte autobiografico perché Vonnegut combatté durante la Seconda Guerra Mondiale nell'esercito americano, venne catturato dai tedeschi e assistette al bombardamento di Dresda, che fu questo bombardamento terribile. Ah no, ci fu nel 45, ok, bene. Vabbè, avevo letto forse nel libro 44, ho sbagliato, scusatemi. No, perché adesso ho aperto Wikipedia, per essere sicuri. Il modo in cui Pilgrim ci racconta questa storia non è conseguenziale, cioè si passa attraverso vari momenti della vita di Billy Pilgrim. Viaggiamo con lui nel tempo, andiamo anche su questo pianeta alieno di... aspettate, non mi ricordo. Tra Tralfamador, dove... è tutto molto simbolico, è tutto molto raccontato in maniera estremamente simbolistica, e in cui questi alieni Tralfamador danno a Billy Pilgrim delle importanti lezioni di vita. È un libro che ti lascia molto, 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 molto perplesso all'inizio. Poi però vieni così tanto catturato dal modo di raccontare di Vonnegut che ti dimentichi di qualsiasi dubbio tu potessi avere prima. È un libro molto forte, ci sono delle immagini veramente fortissime. Il sottotitolo, La crociata dei bambini, è molto significativo perché ad un certo punto il narratore, parlando con la moglie di un suo vecchio commilitone, fa
fa questo discorso, il fatto che la guerra è ordinata da uomini anziani e viene combattuta da ragazzini. È una cosa, è un po' come quando guardi quei film dove tutti, per esempio, i soldati tedeschi sono tutti dei nazistoni tipo Goebbels o Hitler, quando invece nella realtà la maggior parte dei soldati tedeschi erano dei ragazzini buttati nei campi di battaglia quasi senza rendersi conto di cosa stavano facendo, di cosa stava succedendo. Idem per gli altri eserciti. Billy Pilgrim viene buttato nel centro della mischia quando lui doveva essere tipo l'assistente del cappellano del campo, quindi insomma una mansione minima. Invece si ritrova nel bel mezzo di questo bombardamento di Dresda e si salva perché stava in questo mattatoio, ex mattatoio, insieme ad altri prigionieri di guerra ed alcuni soldati interrati, e quindi riuscirono a sopravvivere al bombardamento. E il modo di scrivere che ti prende proprio è veramente molto bello e molto forte, ti dà proprio una sensazione di incertezza. Capisci quanto alla fine sia insensata la guerra da qualsiasi parte, sia dalla parte dei vincitori che dalla parte dei vinti. Non ha mai senso una carneficina del genere, mai. E questo libro, tra l'altro, è stato anche più volte, come si dice, banned in italiano? Censurato, non censurato. Cioè, praticamente, in alcune scuole si insegna questo libro. Però in alcune scuole è stato proibito insegnare questo libro perché secondo loro ha temi controversi, perché ci sono alcune scene di... non sono scene di sesso, cioè ci sono delle scene in cui si parla di sesso, ma in maniera sempre molto... insomma, non ci sono scene tipo alla Fifty Shades of Grey. Vitorina, ciao. E è un libro molto 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 bello. Ti dà veramente delle lezioni di vita, secondo me. Ti apre molto gli occhi, ti fa pensare moltissimo, veramente tanto. È un libro forte, è un libro che lascia un segno, al contrario degli altri due che forse hanno lasciato sì un segno, ma non positivo. Questo mi ha proprio lasciato un segno positivo dentro. Io adesso sto resistendo a comprare tutti i libri di Vonnegut soltanto perché sono nel Project M Books e non posso. Stamattina sono persino entrata in una libreria. Ho visto tra l'altro un libro che desideravo tantissimo, ma non l'ho preso. Guardate quanto sono stata coraggiosa e brava. Veramente è un grandissimo libro. Se dovete comprare qualcosa, comprate questo. Fate che sia questo libro. Se dovete decidere cosa leggere, leggete questo libro. E secondo me dovrebbe essere un classico, al pari di 1984, Fahrenheit 451. È un peccato che sia così poco conosciuto, almeno qui da noi. Se ne parla veramente pochissimo di Vonnegut. Eppure questo è un libro che, al pari di quei classici, ti dà delle lezioni di vita, secondo me, fondamentali, anche utilizzando questo espediente della fantascienza, tra virgolette. È un uso della fantascienza intelligentissimo. E secondo me è un libro stupendo, bellissimo. Veramente, leggetelo. Se ce l'avete in casa, prendetelo subito e leggetelo perché non ve ne pentirete. Niente, cari, questo è tutto. Adesso sto leggendo, ce l'ho da un'altra parte. Sto leggendo American Gods. Sono abbastanza oltre la metà. Mi sta piacendo tantissimo. Gaiman, è sempre Gaiman. So che è un libro molto controverso, ad alcuni è piaciuto tantissimo, a molti l'hanno schifato a morte. A me finora piace veramente tanto. È molto intelligente, molto intricato, è uno di quei libri che piacciono a me proprio. E niente, cari, spero che Valentina non se la prenda troppo. So che non, lei non se la prenderà perché lei è adorabile e scherzosa e assolutamente fantastica per il fatto che non mi sia piaciuto Il Nebbia di Avalon. Ma capita, insomma, non ci può piacere tutto. È naturale che alcuni libri non incontrino il nostro favore.
Siamo esseri umani, abbiamo delle preferenze, certe cose ci piacciono e certe cose non ci piacciono. Ora, però, se qualcuno invece gli è piaciuto tanto, buon per lui perché vuol dire che gli ha dato qualcosa di importante ed è sempre una cosa buona. A meno che poi Fifty Shades of Grey non vi abbia dato qualcosa di importante, perché in quel caso, beh, io in quel caso mi rivolgerei magari a un professionista che mi possa dare una mano, perché non è tanto normale. Però, se, insomma, le nebbie diavolo ha sicuramente un valore, però io non l'ho apprezzato. Non significa che non sia un bel libro. Magari per qualcun altro che non sono io. Comunque, basta, la smetto di parlare. Devo fare un altro video adesso, un video nuovo, un nuovo tipo di video, yay, perché qualcuno me l'aveva chiesto. Devo andare a recuperare il link della persona che me l'aveva chiesto. E beh, con un'altra review ci vediamo presto. Ciao!